Scuola Oltre presenta i nuovi corsi di formazione webinar. Buon pomeriggio e ben ritrovati, benvenuti a questo primo incontro gratuito di questo nuovo anno. Abbiamo un nuovo corso da proporvi, dopo l'enorme successo che abbiamo avuto a inizio anno proprio per il corso di insegnare inglese alla scuola dell'infanzia, sempre con Claudia Adamo che è qui con noi oggi, perché no, abbiamo deciso ovviamente di riproporvi un nuovo corso proprio con lei, con Open Minds e anche con teacher Melissa che darà il suo contributo durante questo corso. Il corso che vi presentiamo oggi è Insegnare inglese in inglese, che sembra una cosa un po' strana, un gioco di parole, ma l'abbiamo fatto apposta per voi. Allora, come funzionerà oggi? Questo è un incontro di presentazione che fa già parte del corso, quindi Scuola Oltre vuole darvi la possibilità di conoscere la formatrice, se non l'avete già conosciuta, i contenuti, se vi piace potete iscrivervi e accedere agli altri contenuti perché abbiamo altri 3 appuntamenti insieme che si svilupperanno durante tutti i martedì di gennaio. Per chi invece per qualsiasi motivo decide di non continuare, avrete la possibilità di ricevere già l'attestato di partecipazione oggi, in quanto pubblicherò il link di richiesta attestato a fine dell'incontro nella chat o tra i commenti di Facebook. Le slide che vedrete pubblicate da Claudia Adamo le ritroverete nel sito insieme alla registrazione entro circa una settimana dalla diretta di oggi, quindi avrete modo di ricevere anche questo materiale. Detto questo, lascio la parola ovviamente a Claudia Adamo, che ringrazio per essere qui con noi oggi e auguro a tutti una buona visione. Grazie, grazie mille, buon anno a tutti, tanti auguri per questo inizio. E l'argomento di oggi è un argomento a cui tengo tantissimo perché effettivamente è una di quelle cose, no, che si dice che bisogna fare, però nessuno ti spiega mai esattamente come bisogna farlo, ovvero sì, affrontiamo il tema di come interagire con bambini, ragazzini, principianti direttamente in lingua, possibilmente senza utilizzare la traduzione o la lingua punta. È una cosa che suona ed è difficile e richiede una serie di strategie per poter essere fatta. Noi leggiamo su tutti i manuali di glotto didattica, ormai da un secolo, no? Si parla dei metodi diretti, che è la cosa giusta da fare, però come effettivamente cavarsi le gambe davanti ad una platea, magari numerosa, magari irrequieta, di bambini che non capiscono, effettivamente non è, insomma, tra dire e fare c'è in mezzo una serie di provvedimenti, di programmazione che va fatta prima sostanzialmente. E questo corso ha l'ambizione di essere pratico. Naturalmente oggi è la lezione introduttiva, quindi spiegherò brevemente perché è così importante cercare di evitare il più possibile la lingua ponte o limitarla a certi contesti o utilizzarla strategicamente, perché poi il punto non è sempre evitare la traduzione, ma utilizzarla per determinati scopi e con questa consapevolezza di ciò che si sta facendo. Quindi, dicevo, l'ambizione di questo corso è di essere pratico, più pratico possibile. Oggi affrontiamo un minimo di teoria, penso, insomma, meno possibile, ma giusto per capire perché questa cosa effettivamente ha senso, e poi nelle puntate precedenti ciò che io cercherò di fare è dare più strumenti operativi possibili, chiaramente quelli filtrati dalla mia esperienza e dal mio punto di vista, perché una delle cose interessanti di questo mestiere è che non si finisce mai di imparare e che si impara moltissimo anche interagendo in questa occasione con tutti voi, quindi cercherò anche di aprire degli spazi in cui davanti a un problema insieme ci tiriamo sulle maniche e cerchiamo di trovare un bandolo, no? Della matassa, perché non c'è una soluzione soltanto. Detto questo, se non ci sono domande preliminari, ma no, ha detto Francesca che le domande le teniamo alla fine, io partirei con la presentazione. Ok? Allora, vediamo se riesco a presentare subito senza fare. Ok,
Ditemi per favore se vedete. Tutto a posto. Ok. Forse meglio se lo metto in modalità presentazione. La vedete? Tutto a posto? Ok. Allora, in primo luogo mi sembra giusto due parole di presentazione. Io mi chiamo Claudia Adamo, sono laureata in lingua, ho 45 anni. Ci tengo a dirlo sempre perché per me è stata una modalità di scoperta della lingua alternativa a quella scolastica, sostanzialmente. Io vengo da una famiglia che ha natali, diciamo così, ascendenze bilingue e trilingue, ma io stessa sono una monolingue, quindi sostanzialmente io ho visto come imparano e come parlano, come interagiscono le persone che hanno avuto diciamo così, un background naturale di bilinguismo e di trilinguismo. Ma io personalmente, visto che negli anni 70 non si usava esporre i bambini a due lingue, io personalmente sono una monolingua di ferro, purtroppo, ho imparato l'inglese a scuola. I miei figli invece sono bilingui e qui invece abbiamo fatto un'esperienza ancora diversa, ovvero sia come introdurre due bambini, figli di due monolingui, a due lingue precocemente. Perché lo dico sempre? Perché questa esperienza personale è stata per me veramente illuminante, nel senso che ho visto, diciamo così, come un ordito, no? Come l'altro lato della medaglia, un'altra maniera di imparare le lingue, che non necessariamente, ecco, diciamo, sempre rispecchia tutto quello che si impara sui banchi di scuola, particolarmente, insomma, dell'università. Poi ho fondato Open Minds quando avevo 27 anni. Da allora mi sono sempre occupata della didattica di questa scuola d'inglese. Ho fatto anche per 2 anni, non ci facciamo mancare niente, la coordinatrice di una scuola bilingue. In questo caso lo dico perché sostanzialmente il mio punto sarà cercare di introdurre in una normalissima classe d'inglese, dove non si aspira al bilinguismo, quelle che sono alcune delle strategie tipiche dell'ambiente bilingue. Quindi insomma, diciamo che mi dichiaro immediatamente. Poi vedremo quali sono quelle strategie che sono effettivamente applicabili in un contesto dove l'esposizione è ridotta, sostanzialmente. Sono inoltre formatrice e scrivo anche per London Teach e per alcuni siti che si occupano specificatamente di insegnamento dell'inglese. Okay. Secondo soltanto che non mi vedo. Allora, di che cosa parliamo oggi? Allora, l'obiettivo di oggi sarà appunto presentare la formazione, spiegare brevemente perché parliamo di questa cosa, perché è così importante insegnare l'inglese in inglese e cominciare a dare alcuni esempi di strategia concreta. Chiaramente, oggi abbiamo un'ora a disposizione, per cui abbozzeremo alcune cose che svilupperemo nelle prossime lezioni. E l'obiettivo di questa formazione è rispondere ad alcune delle domande che io stessa mi sono fatta tante volte, no? Quando mi è capitato di stare dal lato, diciamo, dell'insegnante della cattedra. L'importanza dei metodi diretti, che abbiamo capito e abbiamo letto in tutte le salse, vuol dire che una lezione in inglese deve essere tenuta sempre, solo ed esclusivamente in inglese, completamente? Ma la traduzione per alcuni specifici scopi e in alcuni specifici modi può andare bene? E davanti ad una platea di bambini o ragazzi che sostanzialmente sono principianti in questa seconda lingua, come posso impostare una comunicazione efficace? Anche per un discorso di benessere, no? Evidentemente psicologico. Come faccio a verificare la comprensione se non posso usare lo strumento della traduzione? Ci sono modalità alternative? E poi, come faccio a motivare i bambini ad andare avanti da soli, no? Su questo percorso? Avranno sempre comunque bisogno di un mediatore? Queste sono alcune delle domande a cui spero che alla fine della formazione avremo risposte insieme. Allora, cominciamo. L'inglese in inglese, perché? I metodi indiretti, ovvero sia quei metodi che escludono la lingua ponte vuol dire una lingua di mediazione sostanzialmente, una teletraduzione, mimano i meccanismi originali e naturali con cui i bambini imparano la lingua madre. Questo è evidente assolutamente. Quando noi insegniamo la nostra lingua a nostro figlio, che è un piccolino, non è che abbiamo un'altra lingua in cui tradurgli le cose, no? Sostanzialmente. Quindi sostanzialmente il metodo diretto, che ha un centinaio d'anni circa come concezione, vuole portare nell'apprendimento della lingua seconda o straniera esattamente gli stessi meccanismi che ci sono assolutamente naturali, quelli con cui abbiamo imparato la lingua che parliamo, sostanzialmente.
I processi che noi vogliamo portare sono basati sull'acquisizione linguistica. Per chi ha sentito qualcuna delle mie lezioni, io sono un po' fissata con Krashen. L'acquisizione linguistica è il contrario dell'apprendimento, tutto ciò che si impara automaticamente, diciamo così, e non consapevolmente, senza studio, e sull'automatizzazione, ovvero sia su tutto ciò che facciamo senza pensare, e permettono di interiorizzare e usare efficacemente tutte le strutture e le caratteristiche della lingua. La fonologia, la morfologia, la sintassi e la grammatica. Ma usciamo di metafora. Perché ho messo qua un bambino in bicicletta? Perché, checché se ne dica, purtroppo tanti pensano ancora così, parlare tutte le lingue ha molto più a che fare con l'andare in bicicletta che non con lo studiare un testo. In effetti il linguaggio è una serie, è un, diciamo così, un insieme di procedure automatiche. Esattamente quando avevo 5, 6, 7 anni ho imparato ad andare in bicicletta. All'inizio è stato piuttosto difficile, anche perché insomma, non sono un'atleta. Ho avuto bisogno di un mio papà che mi mediava, no? Prima mi spiegava verbalmente che cosa dovevo fare, poi me lo faceva vedere, poi magari mi dava una mano anche toccandomi i piedini, fino a quando prova oggi, prova domani, riprova sabato prossimo, riprova in continuazione, ho imparato ad andare in bicicletta. Adesso, quando salgo in bicicletta, io non è che penso più a tutti gli insegnamenti del mio papà, cioè non è che penso adesso devo tenere il manubrio con due mani, devo tenerlo in linea con le spalle, devo mettere qual piede, devo mettere qual ginocchio. Assolutamente no, faccio tutto in maniera automatica. Ora, parlare una lingua funziona esattamente così. Mentre io parlo in questo momento, voi mi ascoltate, sia io che voi stiamo facendo una serie impressionante di operazioni, esattamente come quando andiamo in bicicletta, stiamo facendo una serie impressionante di operazioni senza pensarci. Ok? Sono operazioni che noi abbiamo imparato a automatizzare e che quindi vanno da sole. Quindi questa è la prima consapevolezza a cui vogliamo arrivare. Imparare una lingua è una cosa più complessa, ma parlare una lingua è molto meno un'operazione intellettuale di quello che pensiamo. È molto più un'operazione che ha a che fare con altri aspetti, che sono anche aspetti motori, tra l'altro, sono aspetti percettivi, sono aspetti, diciamo così, di automatizzazione di procedure. Ok? E la base di tutto questo grande sistema è l'ascolto. In effetti, torniamo al nostro bambino piccolino, noi che gli insegniamo la nostra lingua, la prima cosa che noi facciamo con un bambino è parlare, no? Noi non ci aspettiamo che il neonato ci risponda, però gli parliamo lo stesso, sostanzialmente. E gli parliamo in modo tale, se noi poi parleremo del madrerese nella seconda lezione, madrerese è sostanzialmente la modalità tipica e distintiva con cui gli adulti si rivolgono ai bambini piccoli, parliamo in modo tale che il nostro bambino sia in grado di percepire e distinguere le parole. Cioè, nel senso, io sono in grado di parlare a questa velocità che sto usando adesso, ma sono anche capace di parlare così. E ovviamente quando io ho a che fare con un bambino tendo a fare in modo che il bambino sia in grado di percepire più chiaramente possibile ogni singola parola e gradualmente cominciare a distinguere le parole l'una dall'altra, no? Non sentire più una stringa di suoni, ma cominciare a isolarle. Ecco, questo è veramente importante. Inoltre, quando parlo con un bambino piccolo, cerco di, visto che non ho una lingua, no? verso cui tradurlo, come faccio a farmi capire? Cerco di enfatizzare gli aspetti del contesto e del paratesto, dove il contesto è quel minimo, no? Di conoscenza comune che ci si costruisce piano piano, che fa la base, no? Della nostra comunicazione, e il paratesto, tutti quegli strumenti extra che posso utilizzare, la mimica, per esempio, indicare le cose, far vedere un'immagine. E questa è l'ascolto sostanzialmente, che non è soltanto un'esperienza fatta di orecchie. L'ascolto è un'esperienza a 360 gradi, esattamente come parlare, per farsi capire. Non è soltanto un'esperienza che si fa con la bocca, ma si fa con gli occhi, si fa con la mimica, si fa con la consapevolezza del contesto, insomma, si va a creare una comunicazione. La comprensione, che cos'è? È la connessione
il bambino fa tra le parole che impara a distinguere, grazie insomma, a tanta pratica e alle modalità messe in pratica dal parlante, quindi la connessione tra la parola e la cosa, il significante e il significato, perché ha studiato un po' di linguistica. Quindi l'attività di ascolto e anche l'attività di comunicazione da parte del parlante, visto che noi saremmo i parlanti, siamo gli insegnanti, devono essere strutturati per favorire la corretta percezione della parola e la corretta immersione del significato. Ok? Quindi noi quando vogliamo far capire qualcosa a qualcuno, gli parliamo, questa è la base di tutto quello che viene dopo, come il centro di un grande bersaglio, no? Che è dei centri concentrici sempre più alti. Tuttavia, noi quello che possiamo fare è esattamente questo con un bambino piccolo, parlare chiaramente e far capire dove sta il significato. Ma il lavoro di connessione tra la cosa e la parola, se ci pensate, lo fa il bambino. Voi non avete un'altra lingua per dirgli che ne so, biscotto e questa cosa qua in un'altra lingua, no? Lo deve capire lui quando connetterà il fatto che c'è questo dolcetto e il fatto che io dico biscotto. Il lavoro di connessione tra cosa e parola fa parte dell'induzione, no? È induttivo dell'esperienza. Non riesco ad andare avanti con. Forse in basso a sinistra compaiono le frecce. Di solito sono semitrasparenti. Non la vedo più, non riesco neanche a uscire. Aspetta che interrompo la condivisione. Ok. Ci riprovo. Non so come mai. Allora, tan 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 tan. Ok, riproviamo da qua. Va bene. No, torna indietro. Eccolo qua, l'immersione del significato. Che cos'è l'immersione del significato? L'immersione del significato è un'esperienza che noi tutti abbiamo provato con enorme soddisfazione. Vi è capitato, no? La lampadina che si accende quando a un certo punto voi capite una cosa. Tra l'altro è una di quelle esperienze che il nostro cervello è abituato a premiare, no? Perché proprio dà una scarica di piacere. Avevo visto un video della Lucangeli che parlava proprio di questa scarica, no? Di dopamina, credo, insomma, di una qualche sostanza che si riversa nel sangue e ci dà veramente un brivido di gioia quando finalmente comprendiamo. E questa, noi possiamo mediare, no? Il procedimento, il momento in cui noi stesso, insomma, a secondo il contesto, riusciamo a connettere la cosa, la parola, riusciamo a capire, ok? Com'è che fanno i bambini a capire? Per tentativi e errori, interagendo con il parlante e ricevendo feedback sostanzialmente, per cui dopo un pochino gli dico vuoi biscotto, lui riesce a ottenere finalmente il dolcetto, riesce a capire che il dolcetto si chiama biscotto, questa cosa gli dà grande, grande, grande soddisfazione. Questa è quella che in linguistica chiamiamo emersione del significato, proprio emersione è una bellissima parola secondo me, perché ci dà proprio visivamente l'immagine di questo significato che non è che viene da qualche altra parte, proprio emerge. Come se emergesse dal mare come un sottomarino, la comprensione. Ok? È una cosa molto affascinante, secondo me. E l'ascoltare, come dicevamo, è la base di questo meraviglioso primo passo, primo gancio, no? Sostanzialmente di tutte le nostre abilità comunicative. Se noi parliamo sempre, usiamo l'inglese come lingua di base, abbiamo un grosso vantaggio, cioè effettivamente aumentiamo il tempo in cui noi esponiamo i bambini all'inglese. Questo perché è fondamentale? È fondamentale perché l'immersione dei significati è lunga. Non è la stessa cosa di dare una traduzione, ma ci vuole molto più allenamento. I metodi diretti, quindi parlare direttamente in inglese, oppure altri metodi, diciamo così, veicolari, come per esempio il CLIL, sono stati introdotti nella scuola, qui adesso sto parlando degli ultimi anni, non sto parlando di teoria, ma proprio delle operazioni che stanno facendo a livello, diciamo così, di programmazione scolastica, per permettere
al plurilinguismo di esistere, perché senza un allenamento significativamente, diciamo così, importante dal punto di vista del numero di ore, tutto questo bellissimo e fondamentale passaggio non avviene. Ci vuole tanto tempo perché effettivamente il bambino cominci a connettere le cose da solo. Tuttavia, l'obiettivo di parlare una lingua in modo comprensibile, ovvero sia puntando all'emersione del significato, puntando alla connessione induttiva tra cosa e parola, è veramente l'unico modo che noi possiamo mettere in campo per creare la base effettivamente della comunicazione in lingua, della comprensione e dell'apprendimento reale della lingua sostanzialmente. Quindi tra i due estremi, parlare utilizzando la lingua base, la traduzione, lingua ponte, la traduzione perché tutto sia perché il bambino ci venga dietro, ma senza coinvolgere l'inglese e senza innescare quel meraviglioso, diciamo così, momento dell'immersione di significato, è il polo, diciamo così. Uno. Il polo 2 invece è quello che pure ho visto fare, parlare sempre in lingua straniera senza preoccuparsi particolarmente di essere compresi. Né l'uno né l'altro vanno bene sostanzialmente, perché se noi vogliamo parlare in lingua straniera, noi non vogliamo riempire la parola, l'aria con suoni incomprensibili, perché non serve assolutamente niente. Se noi vogliamo parlare in lingua straniera, il nostro obiettivo sarà parlare in lingua straniera in modo da favorire l'emersione del significato, ovvero sia in modo comprensibile. Chi parla, chi sceglie di parlare in lingua straniera senza utilizzare la lingua fonte, ha come primo obiettivo la comprensibilità. Ok? Ricordate che ciò che noi non capiamo, quello non lo impariamo. Noi siamo programmati per imparare veramente ciò che abbiamo compreso. Ok? Vabbè, mi perdonerete su questa piccola cosa, ma se avete, diciamo così, colto quello che ho detto fino adesso, quello che ho provato a spiegare fino adesso, la comprensione non ha niente a che vedere con la traduzione. La comprensione è un momento di difficile definizione in cui finalmente noi connettiamo un ordine simbolico, che è la parola, con un ordine concettuale, che è ciò che la parola significa, e la traduzione non c'entra assolutamente niente con questo momento di immersione del significato, assolutamente niente. E per essere più chiari del perché effettivamente è molto meglio puntare all'immersione del significato e alla connessione, diciamo, in nativa con la parola straniera piuttosto che la traduzione, vi faccio vedere questo immediatissimo schema, secondo me. Allora, vediamo qua. Senza traduzione, il nostro obiettivo è l'emersione del significato, che è sostanzialmente questa cosa qua. La cosa e la parola, l'ordine simbolico, l'ordine concettuale, sono connessi. Improvvisamente io so che quella parola lì vuol dire quella roba lì. Se io invece medio quella traduzione, ecco che sto mettendo nella testa del mio bambino qualche cosa, o del mio ragazzo, perché qui ci stiamo riferendo non soltanto ai bambini piccoli, ma anche ai ragazzi delle medie, per esempio. Diciamo che tutto quello di cui tratterò durante il corso va benissimo fino a un livello A2, come idea. Se io invece medio quella sulla traduzione, vado a mettere nella testa del mio studente un percorso molto più complicato, dove la cosa, come possiamo dire, la parola in inglese viene connessa alla parola in italiano che viene connessa alla cosa. Ora, nell'ottica della bicicletta, voi capite perfettamente che io non potrei andare fluidamente in bicicletta se ogni singolo movimento che devo fare viene mediato da un ulteriore componente. Deve essere immediato, deve essere spontaneo, deve essere di facile recupero. Invece, se io aggiungo il passaggio della traduzione, sto sostanzialmente allungando questa catena e quindi creando per i miei studenti un percorso mentale in realtà più complicato, anche se ci sembra che dare la traduzione per una parola che loro non conoscano semplifichi
diciamo così, il loro accesso alla lingua. In realtà, in effetti, lo complica, perché è come se noi avessimo una catena con tre anelli anziché una catena con due, ok? Se sul momento effettivamente facilita, ma poi se noi vogliamo pensare alla lingua come uno strumento da usare, la complica, perché è una mediazione inutile che appesantisce. Quindi, sostanzialmente, il mio consiglio è di evitare la traduzione sistematica. Questo sì, ecco, nel senso, io non sono per evitare la traduzione sempre e comunque, alle volte la traduzione può essere una cosa estremamente strategica, specialmente con bambini o ragazzi che hanno già un minimo di metacognizione, no? E di consapevolezza rispetto almeno alla propria lingua, però se io sistematicamente traduco tutto ciò che dico, non favorisco l'emersione del significato. Non favorisco la concettualizzazione in lingua 2, come concettualizzazione vuol dire proprio la connessione tra il concetto e la parola in L2, perché io continuo a interferire con questo. Scusami Claudia, io ero Oddio, ho tolto l'audio? no, nel far entrare una persona ti ho per sbaglio Ok. mutato io, errore mio. Dimmi quando posso andare avanti. Prego, prego, vai. Ok. Quindi sostanzialmente, effettivamente è un percorso che complica, anziché semplificare poi l'accesso alla lingua dei miei studenti. Quindi complica tutti, i passaggi che con la lingua questi ragazzi devono fare, in primo luogo parlare. Ed inoltre aggiunge un passaggio al recupero, per cui potrebbe essere un problema anche per la memorizzazione stessa. Ecco, di quel termine lì. È vero che noi siamo portati a pensare che no, se io traduco sostanzialmente lo aiuto, no? In qualche maniera, però poi un domani, quando lui dovrà andare a recuperare il significato di quel termine, avrà una possibilità di errore in più. Ok? Perché più elementi aggiungiamo, più sono, cioè voglio dire, faccio un esempio, se io dico che sofa vuol dire divano, ma lui poi magari visualizza il divano, magari visualizza la poltrona, magari comincia a ricordarsi che sofa vuol dire poltrona, perché io più aumento, diciamo così, gli elementi, più aumento la possibilità di errore. Tra le altre cose, mentre se io creo un'esperienza in cui lui si siede sul divano e connette sofà divano, sensorialmente lui è sul divano, sarà molto più difficile che lo confonda con una poltrona. Adesso questo è un esempio talmente banale da far sorridere, però in effetti se ci pensate è vero, considerando che noi diamo un tot di informazioni che non è sempre minimo in ogni lezione. Più aggiungiamo elementi, più dobbiamo sapere che ogni elemento è potenzialmente un errore, sostanzialmente. Quindi, ripeto, non sempre li stiamo aiutando, sicuramente non li aiutiamo con la traduzione sistematica. Okay? Ci sono delle traduzioni che possono aiutare, questa no. Se tutto quello che dico lo traduco, sto perdendo tempo, per essere onesta. Ecco, non va più avanti di nuovo. Scusate, interrompo di nuovo la condivisione, non so perché mi faccia questo scherzo. Ok. Ritorno. Ok, un'altra pratica che mi sento di sconsigliare è il code mixing. Quindi insegnare inglese in italiano. Cos'è il code mixing? Non lo so, se come me ogni tanto date un'occhiata alle clip del milanese imbruttito, vedete tanto code mixing, perché noi milanesi diciamo, questo piccolo vezzo ce l'abbiamo. E quando parliamo sostanzialmente diciamo, una frase in italiano, buttandoci dentro un tot di termini in inglese. Quindi per passare dal milanese imbruttito a un, che ne so, un contesto da giardinetti, potrei dire dammi quella boh, dammi quella palla, completamente sbagliato.
molto sciatto tra l'altro, ma mischiare i codici davanti ad un bambino, ad un ragazzo che questi codici, di questi codici è principiante, sostanzialmente confonde moltissimo. Inserisce le parole inglese in un sistema completamente strano, sia dal punto di vista grammaticale, morfologico, fonologico, e non solo non favorisce la concettualizzazione in lingua 2, quindi l'immersione dei significati, non solo causa errori, calchi, interferenze tra le due lingue, ma proprio può anche andare a creare un'idea completamente sbagliata della lingua, dove sostanzialmente ci abituiamo a utilizzare in una lingua le parole di un'altra o le regole di un'altra. E se lo facciamo con un bambino piccolo, purtroppo capita di sentirlo proprio fare. Tra l'altro, da genitori motivatissimi che vogliono insegnare la parolina in inglese, mi sento veramente di sconsigliarlo. Ho visto anche video didattici di insegnanti che magari su altre cose sono sicura sono ottimi, però che appunto propongono delle lezioncine per bambini su YouTube, eccetera, mettendo una parola in italiano e una in inglese. È veramente sbagliato e confondente, specialmente se ti stai riferendo a bambini che magari in italiano non hanno ancora acquisito la totale padronanza, per esempio bambini di 4, 5, 6, 7 anni, perché poi effettivamente la padronanza totale della propria lingua non è detto che venga completamente, diciamo così, colmata entro la scuola dell'infanzia. Sbagliato anche per altri motivi, sostanzialmente, perché le parole non sono isole. Immaginiamo le parole come se fossero organi e tessuti di un organismo e di quell'organismo mantengono, diciamo, delle caratteristiche, come se fosse una sorta di DNA. Non so se vi è mai capitato, magari in qualche intervista, alla televisione, no? Di sentire qualcuno che parla in italiano e poi, magari a proposito, butta dentro una parola in inglese, ma la dice, perché magari è straniero oppure molto competente, con la pronuncia inglese. È un pochino, possiamo dire, estraniante perché è come se a un certo punto le regole di fonologia, no? Che stanno dietro l'italiano vengono stravolte perché mentre dice questa parola in inglese, che ne so, le vocali sono centrali e non più lateralizzate, oppure sentiamo, le consonanti pronunciate con il palato anziché con i denti, quindi fa un po' strano sostanzialmente. In realtà, questa cosa qua, se ci ragionate, è veramente molto potente dal punto di vista di un insegnante. Ogni singola lingua ha un suo DNA, no? Le vocali e le consonanti si pronunciano in quel modo lì, la cadenza è quella lì, l'intonazione è quella lì. Quindi cominciare a parlare una lingua straniera effettivamente non solo ci abitua al parlarla e a tutti quei meccanismi di cui parlavamo prima, ma si porta dietro tutti gli altri addentellati, quindi sostanzialmente ci permette di ascoltare e praticare anche altri aspetti, diciamo così, come possiamo dire, impliciti, no, di quella lingua, tipo l'articolazione fonetica, le abitudini, no, di movimento che abbiamo quando parliamo quella lingua lì. Dopo un pochino che parliamo l'inglese, se lo facciamo costantemente, se lo facciamo con consapevolezza, ci accorgiamo che passo passo ci abituiamo a parlare un pochino di più come gli inglesi. Magari cominciamo a pronunciare le D e le T con il palato anziché con i denti, no? Come fanno loro, anziché t. Dopo un pochino ci viene di farlo. Oppure cominciamo a mimare la loro intonazione, no? La loro cadenza, piuttosto che la nostra. La stessa cosa è quello che noi vogliamo fare a lezione, che i nostri bambini, i nostri ragazzi, comincino, ecco, a riportarsi dietro non solo le parole nude e crude, ma anche tutto quello che gli sta intorno. Ovviamente questo si può fare soltanto se si ha una certa continuità. Se noi invece lavoriamo con la traduzione, visto che la traduzione è in lingua madre, quindi un sistema per noi molto più forte, rischia che ci tiriamo dietro tutti gli addentellati della lingua madre. Quindi sostanzialmente la fonetica e l'articolazione della lingua madre. Quindi non scattiamo mai nella lingua target, non scattiamo mai nella lingua straniera, ma continuiamo a lavorare con il cervello, con la nostra bocca in maniera automatica sulle categorie della lingua madre. Quindi la fonetica, quindi
la sintassi, la posizione delle parole e poi insomma, oppure che non so, la scelta di parole che hanno una radice latina anziché una radice germanica. Questo perché? Perché il nostro cervello sostanzialmente si setta su un sistema anziché su un altro. I bilingui hanno due sistemi, no? Paralleli. Senza voler arrivare ad essere bilingui, effettivamente noi quello che vogliamo incoraggiare è che i nostri studenti comincino a crearsi dei sistemi in qualche maniera paralleli che possano essere attivati quando parlano una lingua straniera, la lingua straniera che hanno scelto di studiare. Ovviamente l'obiezione che mi farete e che condivido perché è il punto in assoluto più difficile è: tutte queste cose prendono tempo, prendono veramente tanto tempo, perché, come abbiamo detto, l'immersione del significato è un'operazione anche intellettualmente più, come possiamo dire, impegnativa rispetto semplicemente a mettere un'etichetta, come si fa quando si fa una traduzione, che in un certo senso è proprio mettere un'etichettatura, no? Questa parola, questa sedia, metto l'etichettatura, c'è, ci metto molto meno a fare la traduzione piuttosto che creare le condizioni per l'immersione del significato. Ora proviamo a dare qualche strategia per trovarlo questo tempo, oppure per scegliere meglio gli obiettivi che sono compatibili col tempo che abbiamo, perché anche questa è una possibilità. Allora la mia domanda è: secondo noi siamo insegnanti di inglese, noi siamo insegnanti di lingue. Qual è il nostro obiettivo? Io direi sviluppare la competenza linguistica di saper fare i nostri ragazzi, saper comunicare, saper comprendere, ok? E il favorire un atteggiamento corretto rispetto all'apprendimento e all'acquisizione della lingua, che permetta lo sviluppo nel tempo della loro competenza. Quindi sostanzialmente innestare nelle loro teste dei procedimenti corretti che possano andare avanti anche fuori dalla lezione e negli anni e che gli permettano di arrivare alla competenza. Questo sarebbe, secondo me, un obiettivo ragionevole. Chiaramente, se come se volessimo pianificare, no, qualsiasi obiettivo, devo vedere le mie risorse, no? E fare un piano. Una cosa che chi ha poco tempo assolutamente non può permettersi di fare è di procedere senza un piano. È assolutamente necessario fare non solo la programmazione della lezione, ma appunto la programmazione degli obiettivi. La mia proposta è partire dal piccolo, sostanzialmente. La mia proposta è: se io non posso, perché ho 2 ore alla settimana, o 3 ore alla settimana, se io non posso insegnare direttamente in lingua tutto quello che è previsto nel mio libro, la mia proposta è cercare di insegnare direttamente in lingua un piccolo ambito che sia comprensibile, secondo quello che comprensibile vuole dire rispetto a tutto ciò che abbiamo detto, un piccolo ambito, rendere sostanzialmente i miei bambini independent users di una piccola microlingua. Sostanzialmente, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che devo focalizzare quante e quali sono le parole e le strutture che mi sono veramente necessarie per portare i bambini a comprenderle induttivamente, considerando gli strumenti che ho, cioè il contesto, il paratesto che ho a disposizione. Okay, oltre l'età dei bambini, evidentemente, le loro, diciamo così, caratteristiche. Inoltre, un'altra cosa di cui è giusto avere contezza è che noi impariamo veramente, attiviamo veramente, automatizziamo veramente solo ciò che usiamo, ok? Un bambino, se non dovesse utilizzare la lingua per parlare, per comunicare, non la imparerebbe sostanzialmente. Quindi, se noi vogliamo che i nostri bambini effettivamente procedano, devono utilizzarla. Quindi nell'ambito di questa microlingua così limitata, io consiglierei di modellare da subito la formazione di frasi e portare precocemente i bambini a utilizzarle e manipolarle, ok? Direttamente in lingua. Darai feedback, e ovviamente anche sul feedback sarà tema di una delle lezioni successive,
bisogna stare attenti, però effettivamente ci insegna la natura è che dai tentativi, errori e dal feedback del contesto che il bambino seleziona quello che funziona e quello che non funziona. E soprattutto cercherei di garantire un'ampia esposizione della mia microlingua, quella comprensibile, secondo tutto ciò che ho detto prima, che cosa vuol dire comprensibile, che induttivamente io possa fare questa immersione del significato, creando e selezionando testi ridotti e focalizzati solo sui contesti noti. Ok? Quali sono i criteri per creare questa microlingua? Innanzitutto, poche parole. Se il mio syllabus prevede 150 parole, che ne so, una cosa a caso, forse io posso portare i miei bambini ad essere degli utenti indipendenti di 50, 60 parole, non di più. Chiaramente queste sono scelte che tra l'altro bisogna in qualche maniera spiegare, per esempio, ai genitori, però effettivamente adesso stiamo facendo il nostro piano, no? Ci immaginiamo come dei generali con la mappa sul tavolo. Bisogna sapere che cosa effettivamente si può fare, questa è una delle scelte possibili. Ovviamente, frase semplice, quando noi ci riferiamo, parliamo in lingua ai bambini, noi dobbiamo essere possiamo dire molto controllati su quello che diciamo e come lo diciamo, in modo tale che effettivamente garantiamo la comprensibilità. Il focus sul significato, grazie a tutto un lavoro di paratesto, quindi di immagini, reali, a mimica che va accuratamente preparato, e l'enfasi sulla corrispondenza significante-significato, ovvero sia sull'immersione dei significati, quindi che deve essere un pochino l'obiettivo della nostra lezione, quindi anche l'obiettivo, per esempio, del premio, se vogliamo dare un premio ai nostri bambini, o comunque sia della motivazione. Quindi, per uscire di metafora, il mio consiglio è di lavorare molto col taccuino quando prepariamo le lezioni, prendere nota delle parole, non solo che diremo, ma le parole che sono necessarie per fare i giri, no? Per dare la possibilità ai miei bambini di muoversi. Quindi cercare di capire qual è il campo delle parole che ci serve per questa microlingua e per le microunità della mia microlingua e cercare di essere preparata su tutto, in modo tale che, per esempio, faccio un esempio a caso, di tutte le parole che io riesco a prevedere, riesco a trovarmi un'immagine che nel caso tiro fuori, per esempio, no? Controllare il numero di nuove parole che usciranno lezione per lezione. Cioè, non è che posso tirargli fuori 150 parole una volta sola, devo fare un'analisi. A seconda dell'età dei bambini che ho di fronte, devo prevedere delle attività che permettano loro di manipolare quante parole? 4? 10? 5? 7? Queste sono ovviamente risposte che non vi posso dare perché dipende da caso a caso, però effettivamente fa parte della preparazione della lezione pensare a questo aspetto. Fare in modo che gli argomenti siano addentellati in modo tale che io possa mischiare nuove parole con quelle già usate in passato, sia per fare review, sia per costruire frasi che abbiano un senso, no? Che effettivamente concorrano al senso. Esemplificare sempre le parole con l'uso, per esempio, piuttosto che dare la parola da sola, darla all'interno di una frase, e continuare a riproporre le parole, a girarle in frasi diverse. È ripetitivo e ridondante? Sì, lo è. Del resto, se pensate a quanto eravamo ripetitivi quando insegnavamo la nostra lingua ai nostri figli, vi rendete conto che non è particolarmente un problema, è un meccanismo che sostanzialmente è previsto dalla natura essere, diciamo così, ridondanti, ridondanti. Sfruttare il transfer positivo. Questa è un'altra cosa, siamo noi, siamo i generali, abbiamo la nostra mappa sul tavolo e io devo capire che cos'è che ho. Il transfer positivo, anticipo questa slide, che cos'è? È il processo di trasferimento di forme linguistiche da un sistema all'altro. Io ho a che fare con dei bambini che hanno già una madrelingua. Immaginiamo che siano madrelingua italiana o comunque utilizzino l'italiano come lingua di comunicazione, quindi almeno bilingue, no? In qualche maniera. Quindi loro hanno nella loro testolina le forme dell'italiano, le forme sintattiche dell'ordine delle parole, le forme fonetiche dell'italiano, le abitudini articolatorie dell'italiano. Quindi sostanzialmente io sono un generale con la mappa davanti a me e so che l'italiano
una cosa che ho. Immaginiamo l'italiano come se fossero le strade, sono su un territorio, che strade ho per cui io posso muovere, posso usare per la mia logistica? La mia strada è l'italiana. Ok, sto insegnando un'altra lingua e non voglio utilizzare la traduzione. Io quindi quando dico di utilizzare quello che ho, utilizzare l'italiano, non lo dico per fare la traduzione, lo dico per utilizzare le forme neuronali che sono già presenti, linguistiche che sono già presenti nella loro testa. E sono tantissime, sostanzialmente. Ci sono tantissime cose che sono in comune tra l'inglese e l'italiano. Per cui posso provare a utilizzare quelle cose che sono ormai spontanee per i bambini per veicolarne altre. È la mia logistica. Quindi, in generale, una mappa, analizzare le competenze che sono già in possesso, ok? Per agganciare ad essere nuove nozioni. Ok? Rinforzare le strategie di intuizione, induzione e generalizzazione. Abbiamo detto che l'immersione dei significati è una cosa che il bambino si deve fare da solo. Io non posso tirare su un significato dal mare. È una cosa che deve fare lui. Io posso dare gli indizi, però devo fare in modo che questo passaggio lo faccia lui, perché altrimenti non funziona. Ok? Rinforzare le strategie metacognitive di intuizione, anche eventualmente di indovinare, purché non sia un indovinare cretino, effettivamente fa parte di quello che io come generale devo pensare di fare, no? Che è la benzina, se vogliamo dare, no? Ho la strada, adesso devo pensare come far muovere i miei camion, sostanzialmente. Quindi stimolare la manipolazione precoce di quello che, delle parole apprese, quindi come ho detto, i bambini impareranno ciò che usano, quindi devo farglielo usare da subito e per farglielo usare da subito devo utilizzare ciò che ho e stimolare ciò che effettivamente permette ai bambini di muovere ciò che stanno imparando. Stimolare i meccanismi di anticipazione. Voi sapete, che per esempio, adesso quando mi state ascoltando, il vostro cervello sta lavorando per finire la frase prima che io la dica. Ok, lo sapevate questa cosa? Che noi siamo abituati, perché è un meccanismo necessario per interagire in lingua madre, noi anticipiamo. Cioè il nostro cervello, prima che io finisca di parlare, sta facendo ipotesi su quello che io dirò. Come finirà la frase? Ci sarà una terminazione maschile, femminile? Verrà dopo questa parola o quest'altra? Questo meccanismo di anticipazione evidentemente funziona bene dove noi ci muoviamo in maniera fluida, no? Nella lingua madre. Questi meccanismi di anticipazione però sono fondamentali per imparare qualsiasi lingua, quindi anche questa, premiamoli, troviamo una maniera per premiare, per far funzionare queste cose che dovrebbero essere spontanee, no? In qualche maniera. E offriamo sempre possibilità di interagire e diamo sempre un feedback positivo o negativo, in modo tale che il bambino sappia quando sta funzionando quello che dice oppure quando è sbagliato. Usciamo di metafora e vi faccio un paio di esempi di transfer positivo. Allora, l'inglese e l'italiano. L'inglese e l'italiano hanno in comune tante cose. Adesso, in questo piccolo esempio, vi faccio vedere un esempio di transfer positivo sintattico. Vuol dire che sia l'italiano che l'inglese sono due lingue SVO. Cosa vuol dire SVO? Soggetto, verbo, oggetto. Vuol dire che in italiano e in inglese, entrambe, sostanzialmente io quando metto in ordine le parole mi aspetto che all'inizio della frase ci sia il soggetto, poi ci sia il verbo e poi ci sia l'oggetto. Tendiamo a darlo per scontato proprio perché di solito studiamo lingue europee dove la struttura soggetto, verbo, oggetto è, diciamo così, molto, molto comune. Già se per esempio studiassimo il tedesco non sarebbe così ovvio. Se noi vogliamo portare i bambini a manipolare in maniera precoce le frasi, potremmo utilizzare un sistema di cartoncini tipo questo, dove sostanzialmente noi vogliamo sperimentare i colori, e però anziché insegnargli grey, red, green, eccetera, gli facciamo formare delle frasi non scritte, evidentemente. Sto pensando a bambini abbastanza piccoli, diciamo così, delle elementari, ma sto utilizzando la strada che è già presente nella loro testa, la strada che è la connessione, che è la strada neurale, linguistica,
che è stata tracciata dall'italiano, che è una lingua SVO. Questa vuole essere semplicemente un esempio di transfer positivo. Io non gli devo insegnare a un bambino, quindi non devo utilizzare la traduzione per spiegare la regola grammaticale, che in inglese c'è prima il soggetto, poi il verbo e poi l'oggetto. Non glielo devo spiegare assolutamente perché ho fatto la mia analisi e so che per il bambino sarà spontaneo utilizzare questo. Posso provare a utilizzare una cosa di questo genere per aggiungere il pezzo in più che il bambino non sa, ovvero sia, che ne so, il nome dei colori, per esempio. Ok. Quindi transfer positivo vuol dire analizzare ciò che il bambino sa e lavorare su quello, utilizzando quello come una strada. Qui, di questa slide, la parte importante, il più uno, ce lo insegna Krashen. Quando noi vogliamo lavorare con degli studenti, non posso insegnare tante cose tutte insieme. Devo insegnare una cosa per volta, sostanzialmente. Devo aggiungere un elemento per volta, ok? Sostanzialmente. Quindi, devo essere attenta a creare uno scaffolding, a creare una, possiamo dire, intelaiatura, una scaffolding, non mi viene come si chiama, sono quelli che si mettono fuori delle case quando si rifanno le facciate, sostanzialmente, un'impalcatura e aggiungere un piano per volta alla nostra, impalcatura. Quindi, sostanzialmente, quindi, per esempio, tornando all'esempio di prima, se io voglio lavorare sui colori, continuerò a fare esempi semplicemente su colori. A un certo punto, quando il colore sarà assolutamente assodato, comincerò a lavorare, che ne so, sul nome dell'animale, una cosa per volta. Non aggiungere due elementi di novità alla stessa maniera. Ed inoltre, Krashen ci dice sempre che non solo uno per volta, ma anche in un ordine comprensibile. Ok? Cioè che creare una massa di notizie, di consapevolezze tali che il bambino sia in grado di comprendere da solo quella successiva, quindi un ordine logico in quello che noi stiamo facendo. Vi faccio un altro esempio, per esempio di strutturazione, ok? Per facilitare l'immersione del significato senza utilizzare la traduzione. E questa è una cosa che sicuramente fate già tutti voi perché è veramente molto, 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 molto ovvio. Se io faccio una domanda aperta ad un bambino, mi trovo davanti molto probabilmente ad una non comprensione, perché la domanda aperta ha tanti elementi, come possiamo dire, misteriosi, ok? Ma se io trasformo una domanda aperta e una domanda chiusa, io sto dando una strategia semplicissima per portare il bambino a comprendere. Notate bene che non è necessario, quando dico comprensione, che il bambino capisca tutto. È necessario semplicemente che arrivi ad una comprensione globale, che poi con la pratica piano piano si affina fino ad arrivare all'immersione del singolo significato sulla singola parola. Vediamo questo esempio. I love ice cream. While Maria loves cakes, what do you love? Ice cream? E gli facciamo vedere questa, or cakes. Davanti ad una domanda chiusa formulata con questo paratesto, anche un bambino abbastanza piccolo è in grado di capire, innanzitutto, che parliamo di cibo. In secondo luogo, che abbiamo un'alternativa. Ed in terzo luogo, anche se ancora non ha capito che ice cream vuol dire gelato, è in grado comunque di capire che stiamo parlando di questi due tipi di dolce, il gelato oppure le torte. E nel momento stesso in cui, magari anziché averla a schermo, abbiamo in mano la flashcards, gli facciamo vedere le due flashcards alternative con la mimica o facendo così, gli facciamo capire che ci stiamo chiedendo che cosa gli piace a lui. Anche un bambino che ha fatto pochissimo inglese, un principiante assoluto, dovrebbe essere in grado di orientarsi su questo tipo di strutturazione della frase. Lo stesso bambino che, se gli avessi fatto la domanda in maniera aperta, probabilmente non mi avrebbe capito. Quindi questo è un altro tipo di esempio. Un altro esempio ancora di strutturazione per facilitare l'accesso al significante senza tradurre è creare delle word banks, quindi delle banche di parole. Quindi immaginiamo, siamo davanti alla cattedra, I love ice cream, Maria loves cakes. Allora,
per verificare, facciamo la domanda, noi chiediamo what do you love? Diciamo what food do you love? Ok? E poi gli facciamo vedere le varie alternative, magari le possiamo far vedere anche illustrate. Già questo è un tipo di domanda più complessa di quella precedente, però comunque sia, grazie agli indizi, quindi food, quindi in questa frase poteva tranquillamente funzionare senza mettere food, però noi lo mettiamo perché stiamo dando un indizio. Piuttosto che tradurre, meglio essere ridondanti. Come dicevamo, gli facciamo vedere le varie alternative, magari le vediamo illustrate, siamo in grado di instaurare una comunicazione anche con un bambino che l'inglese ancora non lo conosce bene, ok? Quindi queste sono altre strategie che è possibile mettere in pratica, diciamo così, anche con bambini che se fossero messi davanti ad una frase aperta, probabilmente non sarebbero in grado di comprendere, o verrebbero magari presi dal panico, ok? Perché c'è anche questa componente qua. Sostanzialmente, faccio un piccolo recap che ho quasi finito. Noi come insegnanti vogliamo che quando noi parliamo in inglese, piuttosto che tradurre per fare in modo che il bambino comprenda la singola parola, manipoliamo ciò che abbiamo in modo tale da veicolare una comprensione anche globale di quello che stiamo dicendo, senza mettere etichette, ma facilitando l'emersione del significato. Ok? Cerchiamo di permettere di pianificare in modo tale che siamo in grado di controllare quello che stiamo facendo, quante parole stiamo esponendo, quante parole stiamo facendo manipolare per rendere il bambino, il prima possibile, un ragazzo, il prima possibile, un utente attivo di quella microlingua, di quelle poche parole, di quelle poche espressioni che noi stiamo mettendo in campo. Permettere a loro di diventare utenti attivi, cerchiamo di utilizzare il più possibile, il prima possibile, delle strade che loro hanno già. Fa niente se sono semplici. È più importante insegnare qualcosa di semplice, magari fermarsi per tanto tempo per qualcosa di semplice, ma dare loro il tempo di diventare attivi e di manipolarli in prima persona. Ovviamente il nostro obiettivo è andare avanti un passo per volta, dove questo passo per volta è il passo che poi effettivamente fa la differenza tra quello che acquisisco e quello che invece resta superficiale. Se noi andiamo, procediamo lentamente e li facciamo lavorare in maniera attiva, probabilmente tutte queste cose mettono le radici. Ah, questo era l'esempio di prima. Va bene, qui per esempio vi facevo un altro esempio aggiungendo le frasi, gli articoli. Prima l'articolo e basta, e poi eventualmente sia l'articolo che il verbo. Questo è un esempio di più uno. E così concludo. Allora, è importante non tradurre sistematicamente e completamente le frasi, ma attivare la capacità dei discenti di comprendere e manipolare le frasi in modo nativo, senza la mediazione della traduzione. Accorciamo quella catena, non allunghiamola, ok? Per rendere possibile la comprensione, è necessario progettare in grande dettaglio le lezioni. Questa è una cosa assolutamente fondamentale. È chiaro che non solo prende molto più tempo a loro fare il passaggio induttivo, ma prende più tempo anche noi controllare tutto quello che diremo. Però c'è da dire che una volta che uno ha fatto questa cosa, è fatta per sempre, diventa proprio un habitus. Facendo scaffolding è più uno. E ricorso a strategie che facilitino la comprensione senza la mediazione della traduzione. Può essere utile il transfer positivo per limitare le aree di disponibilità, i punti di domanda, e promuovere l'intuizione. Ecco, questa cosa non la sai, ma è gli elementi per arrivarci, ok? Ed un approccio attivo. E per finire, il mio consiglio è di proporre attività di manipolazione precocemente, il più precocemente possibile, per dire, non c'è bisogno che io gli insegni il verbo per fargli fare una frase, nel senso il verbo sì, però non c'è bisogno, se io ho un SVO, un soggetto verbo oggetto, non c'è bisogno che io gli vada ad aspettare di fare il past, il present simple per fargli costruire le frasi. Le frasi gliele faccio costruire quasi da subito, sostanzialmente, proprio con un sistema di manipolazione di quel poco che ho passando su strade che esistono già.
sostanzialmente. Sorrido perché al di là dei bambini piccolini, spesso ci capita come scuola d'inglese che tanti adulti, no? Ci chiamino e dicono sono un principiante, voglio imparare l'inglese, però lo faccio dopo perché prima mi devo studiare un po' tante parole e un po' di grammatica, dopodiché sarò in grado di utilizzarle per parlare. Me le studio da sole e poi prendo il corso di inglese. E io sorrido sempre perché in effetti, se ci pensate, non è così che funziona. Torniamo al nostro bambino piccolino. Il nostro bambino piccolino non ha avuto bisogno che io mi fermassi per spiegargli il verbo prima di costruire la sua prima frase. La sua prima frase, il verbo non ce l'aveva. Ok? Il verbo non ce l'aveva. Eppure era riuscito a instaurare una comunicazione con me. Piano piano, correggendolo tramite un feedback, tramite una riformulazione della frase che lui aveva detto, gli è venuto spontaneo inserirlo, il verbo. Così funzioniamo. Non funzioniamo tipo tutto mi studio prima e poi tutto uso dopo. L'utilizzo attivo di quello che impariamo è una condicio sine qua non per continuare ad imparare, perché siamo fatti così, non c'è niente da fare. Quindi, bando alla necessità di fare spiegazioni complesse che richiedono la traduzione, cerchiamo di limitare alle strutture semplici che non la richiedono. Ecco, più o meno queste quante. Interrompo la condivisione così vi vedo. E ho finito. Eccomi, ricompaio anch'io. Intanto grazie, credo che siano dei temi in ambito proprio di lingua straniera, in questo caso l'inglese, che non sempre vengono affrontati, vero? Si guarda più forse ai contenuti, alle parole, che sono utili, però queste accortezze credo siano molto importante, ma si aprono sempre dei cassettini nella testa. Penso che a quest'ora saprei molto meglio l'inglese se l'ho poi imparato così, perché proprio il gioco traduzione non è semplice da togliere nella testa. No, poi quando cominci a pensare alla traduzione grammatica ti blocchi. Esattamente, esattamente. No, infatti, ne approfitto così, anzi, scusate, do una comunicazione così intanto do il tempo a tutti di compilare. Il link per l'attestato c'è sia nei commenti Facebook che in chat, quindi potete intanto procedere a richiederlo. Una nota di esperienza personale: sono stata all'estero dopo anni che non parlavo in inglese. I primi giorni c'è stato un rodaglio di, oddio, la costruzione della frase, aspetta, quella parola mi manca così. Dopo 3-4 giorni c'è stato un passaggio in cui mi sono accorta di pensare in inglese e quindi la comunicazione avveniva anche molto più fluidamente, proprio per, insomma. Quello che vogliamo fare evitando la lingua ponte, cioè mettere il Certo. cervello nell'acquario giusto, Certo, sostanzialmente, certo. perché funzioniamo un po' per compartimenti stagni. Se noi continuiamo a interrompere questa catena, non girerà mai la ruota. Quindi un'altra cosa che non ho detto effettivamente è che parlare soltanto una lingua mette tutti, insegnante compresa, in quell'acquario lì e comincia a fare girare. All'inizio farraginosamente, con errore, non importa, ma comincia a metterci nella condizione di lavorare su quella lunghezza d'onda lì. Se continuiamo a interrompere, è finita. E poi c'è un'altra cosa che fa malissimo a parlare ed è pensare. Non nel senso che non dobbiamo pensare a quello che diciamo, dobbiamo pensare al contenuto, ma se invece ci fermiamo in continuazione a pensare, pensa ad andare in bicicletta e dire, oddio, ma esattamente il piede dov'è che lo dovevo mettere? Non funzioniamo più perché interrompiamo invece il funzionamento procedurale del cervello che è per sua definizione automatico e funziona molto meglio automaticamente piuttosto che in maniera mediata dal ragionamento. Se noi facessimo tutto con l'accortezza, cioè noi funzioniamo così, il cervello è fatto a strato come una cipolla, la corteccia è lo strato più superficiale. Se noi facessimo tutto con la corteccia, parleremmo in maniera lentissima. Lentissima e con un sacco di errori, mentre la conoscenza procedurale, l'andamento procedurale è molto più veloce, ma non perché il cervello animale sia più intelligente della corteccia, semplicemente perché queste cose si fanno così, funzionano così. No, è molto affascinante questa cosa qua. Eh sì, molto, moltissimo, davvero.
Quindi intanto ti ringrazio perché comunque ho visto che ci sono stati molti ringraziamenti, proprio anche riguardanti appunto l'interesse di quanto tu hai detto. Quindi prima di passare a qualche domanda che ho visto in chat e su Facebook, faccio un riassunto. Intanto ho messo in chat su Zoom anche un po' un riassunto di quella che è la proposta del corso. Quindi il corso prevede altri 3 incontri. Come dicevo all'inizio, saranno tutti i prossimi martedì di gennaio, quindi martedì 17, martedì 24, martedì 31 gennaio. Tutti incontri da 2 ore, in cui approfondirete diversi temi che vi troverete comunque specificati anche sulla nostra pagina Facebook, ma scusate, sulla nostra pagina del sito, ma comunque ve ne ha un po' anticipati la formatrice. Come ci si iscrive? Allora, potete farlo direttamente nel nostro sito. Avete la possibilità di acquistare il corso sia con la carta del docente, quindi con un buono da 69 potete inserirlo direttamente sul nostro sito, sia invece con un ordine con bonifico bancario PayPal, insomma, con un metodo di pagamento che preferite. In quel caso fa differenza se siete soci o no. Dal 1º gennaio partite un nuovo anno sociale. Quindi vi consiglio, diciamo, dato che siamo proprio all'inizio, di sfruttare questa occasione, perché con 10 euro, che non è altro tra l'altro che la differenza tra il corso da soci a non soci, perché per i soci rimangono i 69 euro, per i non soci purtroppo dobbiamo applicare l'IVA, quindi costerà 84,18. Quindi se pagate, diciamo, investite quei 10 euro e ci date il supporto anche come associazione, vedrete che avete, oltre la quota scontata, anche ulteriori vantaggi che sono riportati in tutta la nostra area soci del nostro sito. Quindi ve lo consiglio caldamente. Cosa succede appena abbiamo raggiunto il numero di partecipanti? Quindi non aspettate l'ultimo secondo, ci sono già parecchi iscritti, ma dico sempre non aspettate l'ultimo minuto perché sennò abbiamo sempre l'inconveniente di mandare la mail con l'iscrizione e quant'altro. Ma succede che verrà inserito in una mailing list e riceverete tutte le informazioni, quindi link d'accesso alle registrazioni, link di accesso alle dirette, link di accesso alla pagina dedicata. Avrete una vostra pagina per il vostro corso dove troverete ogni volta registrazioni e materiali. Registrazioni e materiali perché ci saranno le registrazioni in diretta con la formatrice di oggi Claudia Adamo, più i materiali che verranno messi a disposizione con anche dei video prodotti insieme a Teacher Melissa che so che molti di voi conoscono. Potete quindi recuperare se non riuscite a partecipare ad una diretta tramite la registrazione senza nessun problema. Potete anche seguire tramite solo la registrazione, chiaro che purtroppo mancherà la possibilità di fare domande, di interagire, però insomma è possibile anche questo e alla fine avrete l'attestato di formazione riconosciuto da noi. In entrambi i casi vi potete iscrivere su Sofia, così vi ritrovate il corso direttamente sul vostro profilo, lo trovate con il numero ID 78808, ma anche questo lo trovate riportato sul nostro sito. Per diventare soci c'è l'area soci nel nostro sito, si fa tramite bonifico bancario o PayPal, basta un clic, inserire i vostri dati e trovate insomma tutta la procedura automatica. Procedo con le domande. Allora, una vado a memoria, chiedeva a chi era rivolto il corso, cioè il grado di scuola, di insegnanti a cui è rivolto. Allora, è un corso che ha una parte pratica, per cui io direi che ci rivolgiamo a bambini e ragazzi dai piccoli fino alle medie, ecco come idea. Non perché questo tipo di ragionamenti non vadano bene con i ragazzi più grandi, perché ovviamente il ragionamento è sempre valido, però gli esempi sarebbero diciamo, da adattare, no? Evidentemente. Anche per le medie alcuni esempi sono da adattare. È chiaro che si fanno le cose più macroscopiche in qualche maniera, quindi se hai in mente il principiante assoluto, il bambino piccolo. Però in realtà quello che tengo a dire è che questo tipo di meccanismo qua è un meccanismo che funziona anche con gli adulti. È quello che dicevo prima, ci chiama l'adulto e dice no, vabbè, ma io prima mi studio la grammatica e poi faccio il corso. Mi da ridere, perché anche se tu sei bravissimo e studi tutto, effettivamente semplicemente non funziona così. È un meccanismo che va bene tutta la vita. Se si Grazie, impara, si mille. impara anche per se stessi, tra l'altro. Certo, assolutamente. Poi un'altra domanda che abbiamo già avuto una risposta in chat, ma se vuoi approfondire, per Raffaella, che chiede cosa si intende per TPR?
TPR, Total Physical Response, è sostanzialmente, vabbè, dal punto di vista teorico, è una teoria sviluppata negli anni 60 da Ashraf, però il punto è questo, per essere pratici, come piace essere. Se io non sono in grado di parlare con un bambino perché non mi capisce, io sostanzialmente posso utilizzare la mimica, posso utilizzare i movimenti, no? Per farmi capire. Se il bambino non è in grado di parlare con me, può fare la stessa cosa. La risposta tipica, la risposta è fisica, sostanzialmente, è una maniera per comunicare dove coscientemente, come insegnanti, noi utilizziamo il corpo come veicolo di significato, come veicolo di comunicazione, visto che sappiamo che ancora non sono maturate le condizioni per farlo verbalmente. Ed è una cosa che noi come insegnanti cerchiamo consapevolmente di integrare in modo tale che effettivamente una cosa aiuti l'altra. Il bambino si senta più libero di esprimersi, anche se sa che quella parola non la sa, va bene lo stesso se la mima. Io mi sento più libero di inserire delle cose perché posso aiutarmi e farmi capire anche attraverso il corpo. Quindi TPR è quello, Total Physical Response, do una risposta. Tra l'altro, volendo approfondire, ci sarebbe un sacco di altre addentellate che hanno a che fare con la memoria, perché la memoria, vabbè, anche su altre cose, la memoria non è soltanto una questione di corteccia, come dicevamo. Comunicare con il corpo permette effettivamente anche di attivare un'altra serie di risorse che noi abbiamo che ci permettono di ricordare le cose. Faccio un esempio banalissimo: ci sono due coccodrilli, un'aquila reale. Questo è TPR. Perché io sto rafforzando il concetto dei coccodrilli e l'aquila reale, le leocorni, con il gesto. Quindi può sostituire la comunicazione verbale, se non siamo in grado, il bambino sa che è in grado di farmi un mimo, io lo apprezzo, va bene lo stesso, lo premio comunque, può integrarla e rafforzarla. Le action song sono tutte le classiche TPR, insomma, che abbiamo fatto da sempre, anche noi in italiano. Mi ha dato anche, tra l'altro, conferma che all'estero ho usato la TPR senza saperla, perché nei primi giorni, esatto, ma noi italiani un po' spoiti siamo bravissimi, no? Bene, un'ultima domanda, invece più tecnica, il corso è registrato e solo alcune ore in diretta? No, allora, il corso è in diretta, ok? Quindi ma i prossimi martedì alle 5 noi siamo qua in diretta. Tutti i nostri corsi però vengono registrati, quindi le 2 ore di diretta vengono registrate, la registrazione è messa sulla pagina dedicata dove la potete trovare. In più avete anche i materiali, quindi oggi ci sono le slide, nei prossimi appuntamenti, per le persone che seguiranno il corso, oltre alle slide ci sarà del materiale di approfondimento, tra cui anche dei video appunto registrati da Christian Melissa, questo per fare l'appunto. Scusa, ho visto anche una domanda di Doriana che dice: corso pratico cosa significa? Significa sostanzialmente dare delle strategie rispetto a certe cose, anche discutere di strategie rispetto a delle cose. Oggi mi sono addentrata un pochino di più sulla teoria, però forse è anche un po' noiosa, però effettivamente è il come, no? Il punto. Quindi questa cosa, ho questa situazione, ho davanti da me la mappa da generale, come la facciamo? È questo che intendo per corso pratico. Perfetto, quindi grazie davvero, mi pare di aver risposto a tutto. Grazie a tutti voi che siete rimasti qui con noi fino all'ultimo. Vedo che ci sono altre domande, se non si ha la possibilità di partecipare, l'abbiamo detto, ci sono delle registrazioni, quindi potete seguire tramite tutta la pagina dedicata e sono previste Allora, strategie anche di SA. qui stiamo parlando non di scritto, ma stiamo parlando di, diciamo così, comunicazione. Detto questo, è chiaro che queste sono, possiamo dire, inclusive per definizione, cioè, voglio dire, anzi, a maggior ragione. Ti faccio già un esempio di quello che hai visto che va bene per un DSA. Il DSA, tra le tante cose, parlo di bambini un pochino più grandi, ragazzi, come dico, questo corso va bene anche per chi ha quelli più grandi, hanno una tipica difficoltà nel mettere insieme le frasi, proprio individuare il valore della posizione, il valore logico della posizione. Spesso magari le parole le hanno imparate perché studiano, però poi effettivamente mettere insieme la frase è un grosso casino, è difficile per loro. Ora, imparare a sfruttare il transfer positivo e utilizzare i cartoncini per farglieli muovere
in modo tale che vadano a formare una frase. Questo è contemporaneamente TPR, che TPR non è soltanto l'aquila reale, ma è anche utilizzare i cartoncini e muoverli per fare le domande, per esempio, e fare la frase affermativa e interrogativa girando il cartoncino. Questo è TPR. Ed è DSA, se ci piacciono mettere le sigle. Questa è semplicemente la maniera di insegnare che fa pace col cervello. Perché siamo fatti così. Tra E l'altro, tanta scusami, sottolineo che proprio l'intervento di martedì 24 gennaio, tra l'altro, è intitolato Strategie inclusive. Sì, Quindi per ma sono tutte ritornare, inclusive, ecco, esatto, diciamo che ci mettiamo un pochino di più l'accento. sì, perché poi ovviamente la difficoltà quando ne hai tanti è che c'è quello che ci arriva immediatamente e quello che invece ha bisogno di più pratica, quindi quello è secondo me una delle cose più difficili. Bene, siamo andati oltre l'ora di webinar, ma insomma il primo incontro è stato davvero interessante. Queste sono le nostre proposte a cui ci teniamo, la qualità insomma di quello che vogliamo proporvi come Scuola Oltre anche per quest'anno. Quindi ringrazio tantissimo Claudia Adamo di Open Mind per la sua presenza qui e per la sua proposta. Ringrazio tutti voi che siete qua su Facebook e su Zoom, che ci seguite sempre con tanto insomma, calore e passione e di interesse soprattutto, quindi che dirvi, vi aspettiamo prossima settimana, martedì 17 per il secondo appuntamento, aspettiamo le vostre iscrizioni e ci vediamo al prossimo webinar gratuito di domani. A presto e buona serata. Grazie, grazie mille. Grazie.